intanto un commento sull'operare in due ruoli, cioè quello di regista, un po' di organizzatore e quello di attore. E poi sia da attore che da regista un commento su queste tematiche delle quali avete parlato e che tante volte sono anche complesse, quelle della famiglia, quelle dei problemi che riguardano soprattutto i giovani. Rispetto alla necessità che io sento da un po' di tempo di misurarmi con diversi ambiti legati al mio mestiere, quindi di passare dalla scena allo stare dietro, dico semplicemente un rispondere alla mia natura, perché io ho sempre desiderato di potermi mettere al servizio dei progetti in vesti completamente diverse, quindi studiare per dirigere, per interpretare, per scrivere, per produrre. Mi auguro di poter continuare ad approfondire e a studiare, ad avere il tempo di migliorare e di poter continuare ad esplorare, perché è quello che mi interessa di più. Ed è quello che succede soprattutto quando mi metto alle prese con le tematiche che affronto con Francesco, come in questo film, tematiche molto difficili da raccontare e per cui secondo me serve un garbo ed una gentilezza che denotano un rispetto, no? Che sia in questo caso di ragazzine così giovani, così innocenti alle prese con una diversità che le marchia e che invece dovrebbe essere semplicemente il segno di una diversità che va accettata, che va compresa, che va affrontata, che va aiutata in qualche modo. Possiamo dire anche un lavoro che valorizza la diversità, l'importanza della diversità tra le persone. Io provengo da un'educazione teatrale che mi ha fatto capire quanto la diversità sia un valore e non sia un discrimine. Dunque per me è naturale accettare le diversità di ciascuno, anche perché io nel mio piccolo mi sento diverso da qualsiasi altro e sono felice quando la mia diversità viene accettata e viene compresa. E spero che così possa essere per tutti. Grazie. Grazie.